di Veronesi. Io sono uno smemorato. Non mi porto dietro molto della mia vita passata, forse perché non credo che ne valga davvero la pena. Non ho una così grande considerazione di me stesso da catalogarmi in album di foto o filmini ricordo. E così, piano piano, mi scordo di me. È un difetto? Non lo so, non l'ho ancora capito, perché queste cose si sanno solo quando sei vecchi e si pensa all'indietro. Però ho una macchina del tempo personale, che è una memoria storica, civile. E questa mi impedisce di scordare alcune cose fondamentali, come ad esempio le catastrofi o le grandi scoperte o le persone importanti. Oggi, ad esempio, è una giornata molto speciale e la mia macchina del tempo è in funzione. Io ci sono andata ad Auschwitz. Ho camminato sotto quelle altissime betulle che fanno ombra a quel disastro umano e ho conosciuto alcuni superstiti dell'Olocausto. Credo che quel viaggio lo dovrebbero fare tutti, e le scuole per prime, i licei naturalmente, perché quello è un viaggio molto duro, vietato ai minori di 14 anni. Io ho visto con i miei occhi i forni crematori, le minuscole celle dove si poteva stare solo in piedi e venivano stipati in 10 a morire di stenti. Io ho sentito con le mie orecchie il racconto di un vecchio che ha visto sua madre bruciare viva e suo padre dilaniato da un cane lupo. Ho visto anche una montagna di scarpe spaiate, di tutte le misure, testimoni di tante vite spezzate. E ho visto anche un ambulatorio dove facevano esperimenti sui bambini. Li deformavano per vedere fino a che punto il corpo umano resisteva. Io ho visto tutto questo, in ritardo però. Dovevo andarci prima. Dovevano obbligarmi ad andarci prima. In una società moderna e civile quel viaggio dovrebbe essere obbligatorio. Bambini torturati, morti a milioni senza motivo, uomini e donne umiliati come bestie e infine cosa rimane? Solo la memoria. Ma a volte non basta. Ci vuole la volontà di ricordare, la volontà di far sapere alle nuove generazioni che l'uomo è stato capace di questo e che potrebbe rifarlo in qualsiasi momento e anzi, forse proprio adesso, in questo istante, in una camera di tortura di qualche prigione in culo al mondo, si sta compiendo l'ennesimo scempio della disumanità. E lo sapete perché? Perché loro non sanno. Non hanno memoria storica di ciò che è già successo, perché nessuno li ha obbligati a conoscere la verità, a sapere e a ricordare. Chi pensa che tutto ciò sia retorica è feccia su questa terra. Chi pensa che in fondo è passato così tanto tempo e bisogna metterci una pietra sopra è feccia su questa terra. Chi mente e cavalca anche l'onda della memoria è feccia su questa terra. Qui non si tratta di una guerra, qui si tratta di insegnare l'odio razziale, ciò che di più spregevole esista dentro di noi, perché chi odia le altre razze è feccia su questa terra. Sotto le altissime betulle di Auschwitz si nascondono le nostre vergogne. Stanno lì, ferme da decenni ormai, pronte a farsi vedere quando ci cammini sopra. Ogni essere umano dovrebbe calpestare quelle vergogne, almeno una volta nella vita. Ecco a cosa dovrebbero servire tutte le tasse che paghiamo, oltre a far funzionare gli autobus e gli ospedali, anche a far funzionare la memoria, organizzando viaggi gratuiti ma obbligatori per tutti quelli che non sanno, o peggio, che non vogliono sapere. E a questo proposito, è proprio di questi ultimi che voglio parlare e faccio un appello personalissimo ai negazionisti che paradossalmente ancora esistono. Sparite, vi prego, evaporate da questo mondo, subito però, perché se c'è una cosa, una sola cosa che la nostra mente deve scordare, siete voi, siete proprio voi, oggi, nel giorno della memoria.